Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Un nuovo videocorso su un piccolo progetto web, un'applicazione web che mi ha affascinato. È possibile infatti in forma di gioco conoscere meglio il linguaggio dei segni, la lingua dei segni italiana, la LIS. Per fare questo bastano un qualsiasi dispositivo, qualsiasi browser, io consiglio sempre, lo sapete, Google Chrome, Mozilla Firefox, e digitiamo in alto nella barra degli indirizzi il sito di riferimento che è io se posso comunico con la K di koala.it / dunque sbarra LIS app. Questa infatti è l'applicazione web per imparare in forma di gioco proprio la LIS. Se clicchiamo su Credits, oltre a ringraziare il mio vulcanico amico Albano Battistella per la segnalazione, vediamo che c'è un progetto, ecco, che ha fatto nascere questa app, che si chiama proprio io se posso comunico.it. L'autore è Pier Giorgio Concari, o Concari, ecco, spero di non sbagliare la pronuncia, e a lui va dunque il merito, ma vi faccio notare che questa web app è distribuita e fruibile ad uso gratuito con una licenza open Creative Commons. Licenza open significa che questo progetto è nato proprio per essere diffuso e io ben volentieri ne parlo in video. Guardate, se clicco sulla casetta in alto a sinistra abbiamo proprio le modalità, le uniche modalità impara e gioca. Una bella applicazione per l'inclusione scolastica. Se io clicco su impara, come potete vedere, io poi vado sul grande tasto, sembra un play ma in realtà è destra, e poi alla stessa maniera dall'altra parte abbiamo il tasto sinistra, e guardate, A, B, C. E francamente trovo che sia un modo istruttivo, inclusivo e di grande civiltà poter conoscere, meglio capire quei segni appunto che vediamo spesso anche in televisione quando gli interpreti della LIS cercano di rendere fruibili i contenuti, i concetti di una conferenza stampa o di un altro evento. La modalità che osserviamo è fatta apposta per farci abbinare correttamente le lettere al loro segno. Se io vado invece su gioca, ecco, su gioca l'idea è: scorro e vado a capire, anzi vado a giocare per poter abbinare la giusta lettera al giusto segno. Sebbene ricordo, vedete che io sto scorrendo l'ordine alfabetico, mi pareva fosse la B. Clicchiamo sulla emoticon, sulla faccina, e in questo caso faccia sorridente perché era proprio la lettera B. Se io questa però la abbino alla lettera O e clicco, vedete che la faccina diventa triste poiché non è il segno corretto. Nel momento in cui vogliamo chiudere la scheda del nostro browser, potremo o chiudere con il metodo tradizionale, dunque la X da browser del computer, oppure la chiusura classica dai dispositivi mobili, altrimenti la X rossa presente in alto a destra chiude sia la web app che la scheda del browser. Un'idea carinissima, semplice, da poter usare se abbiamo magari alunni, conoscenti, familiari che fruiscano, ecco, della lingua dei segni italiana, ed un modo che insomma a me è piaciuto e che ci riguarda secondo me proprio perché capire meglio le persone che sono accanto a noi e che possono avere esigenze diverse da noi è un modo di essere empatici e che ci ricorda poi sempre che siamo realmente tutti uguali. Un caro saluto, spero di esservi stato utile, e a presto, vi do appuntamento sin d'ora al prossimo videocorso. Ciao da Andrea Cartotto.